Bentornati su Breaking Pop, ciao a tutti, ciao Giorgio. E buongiorno. Oggi si parte con Jessica Jones, l'abbiamo visto in anteprima, l'ha visto Lorenza. Esatto, non noi, stavo per dire, l'ha visto Lorenza, la nostra responsabile di bestseller.it. Che ha pubblicato la recensione su bestseller.it, piena di dettagli diciamo, però ovviamente vogliamo dare delle anticipazioni anche qui perché noi siamo stati molto incuriositi, perché a un certo punto addirittura dice che è la versione femminile di Dylan Dog. Sì, vabbè, lo dice nel senso che anche Jessica Jones come Dylan Dog è vestita sempre nello stesso modo, ha quasi una sorta di uniforme, e poi per il fatto che anche lei fa l'investigatrice privata, no? È una donna che ha avuto un trauma molto forte, viene rappresentata come una fobica, piena di paure, piena di conflitti interiori, ma anche con un forte senso dell'ironia, che gestisce appunto questa agenzia di investigazione in una città sempre molto nera. Siamo in pieno noir urbano, un po' come nel caso di Daredevil. Senti, ma io sono un distratto, l'ho letto ma non me lo ricordo, ma rispetto a Daredevil come sono i toni, violenza? Perché dai teaser mi sembrava forse che volessero spingersi un po' oltre anche. È violento, è molto violento anche questo, diciamo che c'è una vena ironica un pochino più spiccata rispetto a Daredevil. E l'attrice funziona? L'attrice dice che è una bomba, dice che la forza davvero di Jessica Jones in questo caso stia proprio nella protagonista che hanno scelto. Era molto adeguato anche il protagonista di Daredevil, ma diciamo non era così dirompente come invece Kristen Ritter. Vabbè, insomma, dopo questa recensione no spoiler di Lorenza Negri, io ho sempre più voglia di vederlo, ma bisogna aspettare il 20 novembre. Dobbiamo aspettare ancora un pochino, sì. Ancora un mese, vabbè, teniamo duro. Oggi vi parliamo di Death Note e anche di Vid, che è una piattaforma di streaming legale rivolta agli appassionati soprattutto di anime giapponesi, ma che sta allargandosi anche a film e serie TV e che tra l'altro da oggi ospita proprio Breaking Pop, Giorgio, lo sapevi? Sì, però tu mi hai detto Vid anche l'altra volta, ma con quante V? Perché è facile da pronunciare. Ben quattro. V-V-V-V-I-D.it. Però parliamo di Death Note perché chi, forse tu non lo conosci, ma è un fumetto, manga... Non l'ho mai letto, so qualcosa di questo fumetto, la trama mi acchiappa molto. Allora, il manga a me prese talmente tanto che praticamente ero drogato, ne leggevo a go-go, pagina a go-go perché non so quanti numeri sono, ed è parla proprio di un Death Note, vuol dire quaderno della morte, di un quaderno della morte demoniaco, ci sono proprio i demoni in questa serie, che quando viene preso in possesso da un umano e se scrivi su questo quaderno il nome e il cognome di uno che conosci... E che ti sta un po' sulle palle. Diciamo. Sì, e anche quando e come deve morire si avvera questa morte, e da questa idea nascono tutte le questioni anche etiche e morali, perché chi prende in mano il quaderno vuole utilizzarlo per dei fini diciamo moralmente buoni, fuori la feccia della società, diciamo. Sì, diciamo così, però ovviamente facendolo in una maniera che è un po' discutibile. Beh, comunque parliamo di questo perché il manga fu un successo clamoroso, ne fecero anche una serie animata di successo, e su Vid c'è in distribuzione esclusiva in giapponese, sottotitolato in italiano, la serie live action. Ah, figo! È una produzione giapponese che insomma, avercene di produzioni così, piena di effetti speciali, ovviamente a me fa un po' sorridere sentirli in lingua originale. No, io preferisco recitati... Io sono sempre per la lingua originale, perché rispetto all'animazione, insomma, questi sono attori giapponesi, quindi sai che fanno le faccette certo, e io a me risultano un po' buffi, ma nello stesso tempo è grandissima qualità, insomma, e quindi io sono molto consiglio. Poi quei demoni Gonagai mi viene in mente, figo. E in passando usciamo un attimo dal seminario per... Ragazzi, è la notizia più bella forse dell'anno, è talmente fuori da tutto che... Sì, la dovevamo commentare perché è troppo buffa. Playboy ha deciso di non pubblicare più le Playmate, cioè le donne nude! Non ci sono più le donne nude su Playboy, quindi cosa pubblicano? Non lo si sa. Ah, ragazzi, cosa punteranno? Attenzione, io qui ho le politiche editoriali di alcune altre testate. Quindi, dalla prossima settimana TV Sorrisi e Canzoni non mette più i programmi, la Gazzetta dello Sport non mette più il calcio e Cavalli non mette più i cavalli, perché cioè, a questo punto vabbè, comunque pare che si siano arresi al fatto che chi cerca i nudi va in altri luoghi, non su Playboy Magazine o su Playboy.com eccetera eccetera, però in effetti tutti si chiedono che ci sarà dentro sto Playboy, ma chi se lo compra poi? Ma chi se lo compra? Non lo so. Dei collezionisti o no, ma sai, poi comunque se ci pensi è un discorso che vale un po' per tutta l'editoria, cioè ormai foto bellissime, che si tratti di moda, che si tratti di sport, si trovano sempre anche in rete, ma non è che per questo hanno chiuso tutte le riviste dal giorno alla notte, quindi comunque è un po' strano. Vabbè, comunque tu ti abboni, suppongo. Io mi abbono adesso perché non volevo le donne nude.
Giorgio, ieri è uscito un trailer con Banderas protagonista. Sì, mi ha un po' incuriosito. Fa un po' strano passare dalle donne nude che non ci sono più a un argomento molto serio. Voi vi ricordate, nel 2010 successe quella cosa terribile in Cile, per cui 33 minatori restarono bloccati 69 giorni senza cibo né acqua, gli veniva portato giù attraverso un cunicolo in fondo a una miniera che era crollata. E allora la cosa bellissima di quella storia, non spoileriamo niente perché sapete, è stata che questi hanno resistito, hanno fatto gruppo e sono riusciti a tirarli fuori. Quindi, e questo è il film con un trailer super melodrammatico. Super melodrammatico, diciamo, il protagonista è Antonio Banderas, c'è Juliette Binoche che, se non ho capito, farà la parte di una cilena anche lei. Un pochino stato. Hanno preso Juliette Binoche per fare. No, suppongo non sia cilena, no. È una moglie francese. Non lo so, speriamo. Comunque no, al di là degli scherzi, il trailer è molto forte, è proprio una di queste storie di resistenza umana in cui lo spirito va oltre l'ostacolo e riesce a sopravvivere. Comunque, nel trailer sembra che ci sia già tutto il film, quindi bisogna avere voglia di vedere quella roba lì. C'è tutto il film. Giorgia, manco a dirlo, in Giappone. Non te l'aspettavi, eh? Ci troviamo all'interno della stazione di Oizumi Gakuen e potete vedere alle mie spalle dei gagliardetti raffiguranti il Galaxy Express 999. Non è un caso, perché proprio in questa stazione si celebra un po' quello che è il loro eroe locale, il Jebediah Springfield della situazione, perdonatemi il paragone irrispettoso, perché pensate che proprio qui abita il sensei Leiji Matsumoto. E al di fuori tra un po' andremo a vedere le statue che sono state inaugurate questa primavera. Ma guardate chi c'è qui. In rappresentanza di Matsumoto Sensei abbiamo qui niente meno che una riproduzione in scala 1:1 dell'indimenticabile controllore del treno del Galaxy Express 999. Ti ho detto che ce l'ho il biglietto, basta! Mi vogliono imprigionare, aiuto! Appena usciti dalla stazione di Oizumi Gakuen ci troviamo al cospetto di queste quattro statue rappresentanti quattro iconici personaggi dell'animazione giapponese. Andiamo a scoprire chi sono. Partiamo con Astro Boy a Tetsuo Atom in originale in scala 1:1 del compianto maestro Osamu Tezuka. Tutte le statue sono tipo in bronzo. Potete sentire, questo personaggio è molto particolare, molto amato perché è a tutti gli effetti la saga che ha dato il via al primo cartone animato prodotto proprio in Giappone, da queste parti peraltro. Proseguiamo e questi due personaggi non hanno certo bisogno di presentazioni ulteriori. Ci troviamo al cospetto della bellissima Metal in Italia Maisha e di Tetsuo alias Masai da Galaxy Express 999. Io vi posso dire che mi sono commossa a vedere Metal così reale, scala 1:1, che subito voglia di farci il cosplay, a me almeno. E proseguiamo, questa volta andiamo in ambito sportivo e lo facciamo con lui, non me ne voglia Forza Sugar, ma tutti siamo stati da sempre grandi fan di Rocky Joe. Eccolo qua, nella sua bellezza infinita, bello e dannato come piace a noi. A me piaceva anche il suo allenatore Dan Beitang, ma non c'è purtroppo. E adesso, signori e signori, dulcis in fundo, colei che è un po' diciamo la rappresentante principale del quartiere di Nerima, non fosse altro perché le avventure dei ragazzi del liceo Tomobiki sono ambientate proprio in queste zone. E allora ammirate in tutta la sua conturbante bellezza la mitica Lamu, la ragazza dello spazio. Urusei Yatsura, che dire, un sogno erotico per tutti voi maschietti e un modello femminile assolutamente da raggiungere per noi femminucce. Breaking Pop oggi finisce qui, ci vediamo domani e vi ricordo che abbiamo anche pubblicato la recensione di Suburra che esce oggi nei cinema e che vi consigliamo caldamente di andare a vedere. Per la recensione cliccate l'altro video. Però Giorgia torna che mamma è preoccupata.